No, mannaggia. Pi 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 pi
Pip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 
Guardo quanta roba, va bene. Quanti pochi punti però. Ferma tutto. Zinogre. Tanto per cominciare, Zainogre. I get the stuff that you want. Let me be your pusher, hey. Pom porom pom 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 porom pom Ah. Effettivamente dovrei ah! Mi è caduta la sigaretta. Dovrei impegnarmi a fare altro. Comunque, uno zinogre fa sempre Giumpo! Hello! Hello, Hello! Of are you? infine, and you, Infine to! Nietzsche, Very Nietzsche, well, thanks! very Nietzsche. Very Nietzsche! Oh, Kritz che arriva così mi riscatta una pausetta caffè, ma certamente! Guarda, facciamo così. Proprio un coglione, Chris, però. Posso Chris Brown, facciamo così. E venire ad aiutarti, miau? infatti no, perché ho messo uno, sto uscendo. Guarda, guarda, guarda. Ara, ara. Allora, vado a prendere il caffè di Chris. E nel frattempo vuoi avviare uno zinogrino così, a randomico? Zinogre. Zio Nogre, sì. Ma io te l'avevo detto comunque quando hai fatto il Tigrex, che era una missione di merda, che non si vedeva una figa. Sono in cucina. Se te il Beagle, culato.
Eccomi qua. Beh, Oh, ma sai che ho un sacco di punti nel tuo canale minchia, di sì, immagino. Tekken Con le sub Sound. il fatto che comunque alla fine ci stai sempre. Come stai, Chris? Grazie mille dal coffee. Poi Tu non ti ho pensavi che praticamente mai tornassi visto. io prima, eh? In che Invece senso? no, devo ancora entrare. Attenzione, un Baremix Ah, un selvatico. Bemix, attenzione! Sera. Hello, hello! Io tutto bene, Chris, tutto bene. E invece, buon Barmix, come sta? Ah, non sta. No, cosa stavo scrivendo? Sì, sto bene. Oh! Mi Ma sembri un po' me lo fai spento. un sorriso, Baremix, che ultimamente ti sento sempre con l'umore sotto le scarpe. No, no, è una pressione. Ah, boh, ok. Ti sento proprio sempre mogio, 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 ma così mogio che guarda. Mogio Jojo era più mogio di te, guarda. Era più Allora, Giorgio di lui. Jojo, vabbè, dicevi di un Tigrex, ho sentito mentre ero in cucina. Sì, ti ricordi che avevi fatto il Tigrex brutale, l'evento delle sfere armature di merda, che non Esatto. ti serve una figa Sì. fetta. Te Sì. l'avevo detto io tempo prima che ne l'avevo fatto, era una cagata pazzesca. Fanculo Ma me l'ha riscattato, io che devo fare? il Tigrex. Esatto. Tra l'altro già la missione che si chiama brutale, ma non troppo. Ciao Ci sta sul cazzo. cazzo. Allora, io avvio il Tigrex, ok? Buona mattina, Che Yushi, buona Tigrex, mattina. Zinogre? Ah, ecco. Ho sbagliato. L'avvio da 4, poi se arriva qualcuno magari si unisce. Tutto bene, Yushi. Yushiri, Yushi-san, te come stan? Esatto. Zoro ha raggiunto la sessione. Zoro Ronoato. Comunque, la mission è già pubblicata. Oh mio Dio, io a Naruto veramente gli devo, tipo, gli devo dare il Quattro culo pagine. perché mi ha risolto sta storia del Nat Code, del Net Code lì, che cazzo Scrivi quattro panini al prosciutto. è? Minchia, ma io guarda, il panino prosciutto solo in caso estremo. Allora, domani vado. Ah, tutto ok? Sono nel DLC Splish Splash Drip Drop. Bravissima, Yushi. Cazzo, sei già da Lady Maria, brava. Domani vado in spiaggia, dovevo andare giovedì, ma poi ha fatto brutto tempo. Minchia, pure lì? Te l'avevo detto che qua ha fatto un mega tempestone di grandine incredibile. Ma sei lontana dal mare, Yushi? Sai che non. Così su due piedi non saprei dirti, onestamente. Nel Se dovessi castello, rispondere per lei, non fermo saprei lontano. dirti. 70 km. La Madonna! Vabbè, insomma, io. Non è più un Pure. centinaio. Scusa, adesso non mi sono mai posto il problema. Però, tipo, ne ho per 40-50 minuti se volessi andare al mare io. Fino a Savona. È più vicino da Distanza. te, Savona? Fossano Savona. Per dire, è il primo punto al mare. Di quello più vicino. 86 km. Un'ora e 7 minuti. Ma che cazzo dici, Google? Glu Ma glu. quando mai? Glu glu glu, che cazzo stai? 80 km si fanno in 40 minuti. Quello più vicino ce l'ho a circa 230 km, che Minchia. tra l'altro non è che sia proprio un bel posto, Face, Beh, certo. che Beh, neanche è Savona. Savona fa schifo, per dire. sottomarina di Chioggia, una roba del genere. Vabbè, ma Yoshi, tu prova a immaginarti quelli in Emilia-Romagna, quelli in Lombardia. Minchia. Quelli leggermente più nell'entroterra settentrionale. Porca Sì, puttana, vabbè, io però poveracci. ho a 15 km un lago, a 35 un altro lago.
A Trento è un altro lago. E io nel lago col cazzo che ci vado a fare il bagno giù po'. Oh, beh, ci sono dei posti sul lago di Gardaci perché sono Ah stupendi, eh. beh, lo so, quello lo so, per carità, minchia, i laghi sono belli, a parte il fatto che il lago è genericamente in montagna, quindi già il fatto che sono in montagna per me c'è da sborrarsi nelle mutande, perché io preferisco la montagna al mare, per molti fattori. Madonna, che bella che è Certo, la montagna. Emilia Romagna, no, poi qua ci sono un sacco di laghi alpini, perché secondo me Sì. ce ne sono alcuni che sono stupendi, hanno dei colori fuori di testa perché Lo ci sono spesso c'è il fondo d'argilla, quindi ci sono dei torrenti e fiumi alpini che sono colore dell'acqua dei Caraibi, tipo. Madonna. Non mi farò pensare alla montagna perché mi manca veramente tanto andare a passeggiare in Sai cosa vado a fare? montagna. Io faccio spesso escursionismo. Vado con la macchina, prendo la mia tenda, le mie cose, il mio depuratore dell'acqua. Mi trovo sempre un posto con una griglia vicino a un torrente, così ho sempre acqua. E sto lì magari una settimana, 5 giorni. Madonna. Così in mezzo alle montagne, senza nessuno. Barra, se vuoi siamo già partiti, appena partiti proprio. Allora, da me c'è il Tagliamento, è un fiume con il sasso intorno dove tanta gente va a prendere il sole. La cosa che non mi piace appunto della montagna è andare dove c'è tanta gente, per esempio. Io di fatto cerco sempre i posti appunto. Cioè, per carità, se devi percorrere un percorso dove sai che c'è un rifugio, però comunque la gente la incrocia e basta, ok. Però la montagna per me è andare proprio per stare tranquillo e non avere tanta gente intorno. Per esempio io al Come per rifugio fare? non mi fermo mai. Mi fermo quando vado a fare quel percorso specifico, vado sempre parecchio a fanculo quando ho intenzione di fermarmi. Non mi fermo al rifugio come fanno tutti. Come andare a pescare? È bello andare a pescare per rilassarti, non stare in mezzo al casino. Quello sì, però comunque quando vai a pescare sai quasi per certo che anche se c'è dell'altra gente se ne Ti stanno fai i belli cazzi tranquilli. tuoi. Perché non possono fare casino in primis, perché altrimenti i pesci se ne vanno a fare in culo. Guarda, l'unica cosa che ti chiedono magari ogni tanto sono quelli un po' piglioni e ti chiedono magari un aiuto. Sì. Io vado a storioni e cazzo, pesano gli storioni. Però Quindi magari ti comunque chiedono un aiuto. sì, ma con consapevolezza che comunque non devono rompere i coglioni perché la gente quando va a Esatto. pescare o per passione o per rilassarsi, quindi lo sanno benissimo. Raccogli tutto? Madonna, che bello che è a rifodero veloce, ragazzi. Aia, maleducato di merda. Ma come cazzo ti sei permesso? Auuuu! Rimano sulla capoccia proprio. È schiantabile. Tranquillo lo schianto, vai tranquillo. Io non ho mai avuto la licenza per pescare, quindi come vi ho detto parecchie volte, aspettavo appunto di andare al mare. Mi svegliavo alle 4 di notte, o di mattina, vedete un po' voi come vi piace di più. Poi andavo sugli scogli, da solo, non c'era nessuno, era una pacchia. Stavo lì fino alle 8 di mattina, 8, 8 e mezza. Poi tornavo nella pensione e mi andavo a fare colazione. Per me era una cosa divina. Era veramente divino. Ho sbagliato. C'è da raccogliere.
Let me be your pusher, 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 hey! Ma dai! Pensavo di aver fatto il Superman dai! Oh no, Zoro! Pi 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 pi. È schiantabile. Dai, rompiti, zampe. Oh cazzo, spero di farcela. Sì, ce la faccio. Sì, perché si è girato come non volevo di suo e poi mi dispiace. Ok, mi dispiace. Mi dispiacque. Mi dispiacque. A me sarebbe sempre piaciuto fare la tessera, però il mio problema... Allora, ve lo dico chiaro e tondo, ragazzi. A me divertiva molto pescare, ma mi dispiaceva per i pesci. Ok? Io non ho mai ammazzato un pesce. Pesci? A me piaceva proprio tirarli fuori dall'acqua, se erano pesci piccolini, boh... gli toglievo l'amo e poi li ributtavo in mare, perché tanto vicino agli scogli prendevo quelli. Però per esempio quando andavo, mi capitava ogni tanto di andare a fare le pesche facilitate dove tiravi fuori le trote, e a me dispiaceva troppo, non riuscivo a ucciderle, ci pensava mia nonna e mio Dio, non ce la faccio. Ma come? Ma scusa, mi stavo rialzando. Ma anche un fish the pit, un fish the pit questo. È un fish the pit, un fish the pit. Ma non mi aspettavo di prendere danno. Mi stavo rialzando, ero ancora in animazione. Io no, non ce la faccio, Yoshi. Non ce la faccio proprio, è più forte di me. Non riesco a fare del male agli animali. Ma qualunque animale. Bravi. Pip 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 pip. Sto coso da l'uovo d'argento. Sai che non ho idea. L'hanno fatta 5-6 volte. Io neanche ci faccio caso onestamente a cosa droppa. Raccolgo e basta. Ma che c'ha un sigaro in bocca? Ma perché c'è un pezzo di tua arma in bocca? È un missile! Destra e sinistra! Ho capito, minchia, fammi rialzare! Cos'è? Hai marcato il territorio? La madonna, ma dove devo andare per non prendere danno da quell'attacco? All'accampamento. Ah, ok. Ci sta. Aia! Campamera. Dai, mi sono appena svegliato questo. Ehi! Trovavo del fermo, te lo dico. No! Ma veramente? Arbitro. Oh no. Aia. Via via. Dai, m'ha preso. Ma da quando mi devo curare così tanto per uno zio nogre? Guarda te. È schiantabile. Aspetta. Ci pensi tu? No. È schiantato lui. Allora aspetta, ci vado io. No, adesso è incazzato. Pip 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 pip. Hello Xif, how are you? Secondo me è lì per essere cavalcato un'altra. Aia! Un'altra volta. E infatti, yay! No. Ehi, yay! No.
Permesso. Aia, mi hai preso a me, ma hai preso. Aia. Dai, zio. Aspetta che do una cura, perché Zoro mi fai una paura. Ah, ok. Pip. L'ho mancato. L'ho mancato di nuovo. Che palle. È schiantabile. È schiantabile? Ci provo, eh. Occhio alla coda. Aia. No. Yai. Ratata. L'ho mancato. Preso, cavalco. Ma da... Ma che è successo? I baccelli qua. Sì, gliel'ho fatti saltare in aria con l'attacco in testa adesso. Esploso le corna. Oh. Let me be your push, hey. Boom. Oh. Ma no. Maravix. Aia. Ah, l'ho preso. È dietro di me. Sì, infatti non ho capito come cazzo è possibile. Oddio, che paura, pensavo che fosse morto qualcuno. Residui, raccogli tutto. Residui. Se, no, oh, va bene, però capisci, Yoshi, il mio punto di vista si allarga proprio a tutti i tipi di animali, tutti, qualsiasi, che sia un topo, che sia l'animale più bello del mondo, però per esempio c'è gente che magari soffre di più nel vedere maltrattare determinati tipi di animali perché sono o più carini o semplicemente hanno la passione per quell'animale lì nello specifico, capito? Anche le zanzare, sei a favore di non ucciderle? No, quelli sono insetti, diverso. E fanno parte del grande gruppo degli animali? No. No? No. E comunque le zanzare, ti dirò, finché non vengono a cagare il cazzo a me, possono anche arrivare. Certo che se mi vieni a pungere, in quel caso tocca ammazzarti. Ciao Willis! A me non fa senso solo nel caso di pesci tipo trota, eccetera. Che poi non dico neanche senso, perché fondamentalmente... Non è tanto il... è proprio il pensiero di fargli del male, che già tirarli fuori dall'acqua è brutale, perché minchia, gli agganci all'interno della bocca, se sono fortunati, se sono sfortunati, minchia, come mi è successo una volta, l'amo lo ingoiano e per tirare fuori l'amo praticamente lo pulisci dall'interno. O a me tipo è capitato di prendere lo strione sulla pinna, quella... che hanno sopra, si chiama caudale, non lo so, sì. Quella che hanno sopra. Quindi vuol dire che io sentivo 300 volte quello che tirava effettivamente. Quindi ho avuto una contrattura al bicipite per quel cazzo di storione. Minchia, ma tirare pesava fuori i pesci dall'acqua è tosta, Pesava anche 60 kg, era stato lì tipo 40 minuti a tirarlo fuori. Minchia. Un po' di relax, Willis, finalmente. Molto, molto, molto bene. Comunque io la penso indirettamente, cioè scusa, inversamente uguale a te. Nel senso, per te è giusto che nessun animale venga maltrattato, giusto? Mm-hmm. E venga ucciso per essere mangiato.
Fermo. No, io non sono quel tipo di animalista. Ok, quindi solo per intendi quelli. Per me quelli da allevamento sono da allevamento. E ok, sono contro la caccia sportiva, quello sì. E ovviamente sono contro a chi maltratta gli animali. La caccia sportiva? Cosa vuol dire la caccia sportiva? Quelli che per passatempo vanno a cacciare gli animali. E li lasciano morti lì dove sono? Cioè, caccia per cibo, ok. Caccia per sport, no. Okay. Allevamento ci sta, perché io mangio carne, minchia, io mangerei solo carne. Io sono per, così come noi mangiamo la mucca, dovremmo essere liberi di mangiare qualsiasi animale senza sti cazzo di dogmi che abbiamo e questi bias sociali che abbiamo in testa. Sì, ma il fatto è che ci sono degli animali che converrebbe non mangiarli per il semplice fatto che magari alcuni non sono da allevamento. No, io parlo sempre di allevamento. Tipo la gente in Italia si scandalizza perché in Cina mangiano i cani. Buongiorno, cani di allevamento fatti per essere, cioè, come noi alleviamo i maiali, loro allevano i cani per i medesimi motivi. No, per me quello non è un problema. Io non mi faccio un problema per il fatto che loro mangiano i cani, assolutamente. Anche perché appunto c'è un sacco di gente che rompe il cazzo per sta roba che in Cina mangiano i cani. Lo so, ma perché? Tu lo riesci a capire il perché? Perché il cane noi lo vediamo come un animale da compagnia. Sì, sì, per l'amor di Dio. Poi, per carità, le persone ormai danno più importanza agli animali che ai membri della famiglia, per dire. Sì. Ecco, a me per quella cosa lì per me è sbagliata. Cioè, la gente che, mio Dio, va a rompere il cazzo e si spaccia per il grande salvatore degli animali quando vede un animale maltrattato, già il fatto che è già il coglione che fa quello che fa il video dell'animale maltrattato. Come è coglione quello che fa il video quando va a salvare un gattino. Per me quelli che vanno a fare video dove si trovano in situazioni dove non c'è nessuno in giro e trovano il gattino che porca puttana sta affogando, molto probabilmente ce l'ha buttato lui il gattino nell'acqua. Quindi perché tirar fuori il telefono, fare il video mentre tira fuori il gattino, secondo me va a finire che pure lui ce l'ha buttato il gatto. Poi arrivano gli animalisti convinti che davvero sembra che vogliano più bene agli animali che alle persone. Allora lì sei una testa di cazzo, perché insomma ci può stare, però. Però per il fattore che in Cina mangiano i cani, onestamente a me fotte sega. Cioè, io per esempio sono contro a quella cosa che fanno di mettere 200 delfini, per dire, in un cazzo di vasca e massacrarli a colpi di lancia. Ecco, quello mi fa gelare i coglioni. Quello indubbiamente, ma a qualsiasi animale. Io quando andavo a pescare, che prendevo le trote, cercavo il metodo più veloce e indolore per ucciderle. Ma però io andavo in un laghetto, non andavo sul fiume, capito? Sono trote d'allevamento quelle, che il gestore libera nel pesca facilitata. Artificiale. Quello che non fai in tempo a far toccare l'amo all'acqua, ecco. Che già ne hai tirati su tre insieme. No, non così, dove vado io non è così, okay, perché qua poi a Brescia sono molto competitivi sulla pesca sportiva, i bresciani. Ci abbiamo dei campioni del mondo di trota, tra l'altro, se non sbaglio. E sì, ci sono, ma uno non gli danno mai da mangiare. E due non ne lasciano tonnellate alla volta. Ciao Noisy! Scusa, io ti sto ascoltando, nel frattempo leggo anche un po' la chat perché gli sto snobbando un po'. Sì, no, beh, io capisco che ci sia la competizione, eccetera, eccetera. Però per esempio, ti dico, era un commento riferito al dove ero andato io per la pesca facilitata, che veramente lì facevo in tempo a lanciare l'amo che ne tiravi su 8 insieme. Ah, qua in provincia di Brescia c'è un laghetto simile che ha dentro le carpe, ma se guardi il laghetto sembra di stare da Pechino, figlio. Sì. Ma Willy, scusi, 30 cheers all'improvviso. No, non ti sento, Chris.
Non so come mai, non ti sento. Non ti sentiamo, Chris. Oh, ma figa, ma ero mutato. Eh beh, insomma, ma prima controlliamo il microfono. Perdonami, mi sentite ora Grazie dietro a mille. Un po' parlare. Detto che c'è come un coglione. in quei paesi in cui credo siano le sacre, le mucche o i vitelli. Ma certo, l'India, per esempio. In India la mucca No, ma è è proprio la sacra. roba degli Hindu, No, Sì, attenzione beh. che non è l'India, sono gli Hindu Vabbè, quelli. io so che in India comunque è così. L'induismo, certo, però comunque in India. Vabbè, ma quella Così è una cosa come religiosa quasi. Però, per esempio, lì, beh, sì, lì c'è differenza perché è più una cosa religiosa e loro hanno le loro divinità. Però, per esempio, a livello umano, dove non c'è un dogma, il cane, per esempio, per noi, come dicevo, è un animale da compagnia, bello, tutti amano i cani, oppure i gatti, tutti amano i gatti, o quasi tutti. Se si viene a sapere, o anche i cavalli per dire, qua in Italia si mangia la carne di cavallo, però minchia, se alcuni vengono a sapere che si mangia il cavallo, oh mio Dio, apriti cielo. Io sono un estimatore grandissimo di carne di cavallo, anche perché qua ne produciamo. Siamo grandi consumatori noi bresciani. Infatti, Ecco, una invece a me. delle fiere più importanti di cavalli al mondo è a Brescia. Ma invece ho fatto un cazzo se la gente si mangia il cavallo. Sono fermo restando che se un animale non è da allevamento e lo si caccia per rompere il cazzo o lo si maltratta per rompere il cazzo, allora lì se ti vedo fare una roba del genere ti prendo ammazzate. Ma come se ti vedo Completamente prendere, se ti vedo d'accordo. fare il bullo ti prendo ammazzate. Se ti vedo fare il bullo. Ah, Baremix se ne va? Ah, è crashato, mi sa. Completamente d'accordo, Cipro. È proprio una questione che per maltrattamento no, per esigenza sì. Comunque, Mi visto trovi che abbiamo. completamente d'accordo con te. Sei crashatissimo, sì, mi è uscito il messaggino. Adesso rientro. Comunque, ancora grazie mille, Mr. Willis, per il bitinos. Così, all'improvviso, senza troppo preavviso. Poi io, il mondo è bello perché è vario, quindi abbiamo bisogno anche dei rompicoglioni nella vita. Poi senza i bulli non ci sarebbero quelli che difendono i più deboli, senza i deboli non ci sarebbero i forti, senza i forti non ci sarebbero i deboli, quindi luce e ombra c'è ovunque, ragazzi. Ah, Noisy, comunque ti ho letto, è tranquillissimo. Io penso che ci sarò, spero di esserci. Non garantisco perché la sera ho sempre un po' di impegni con il Rocket League. E questa cosa va avanti da 8 anni, è praticamente un rituale serale. Mi rimane difficile non mantenere la continuità, ecco. Cambio discorso, un secondo, ho iniziato le facoltative, ma grado maestro dovevo fare. Prima l'alto rango. Beh, sì, ti conviene prima fare. L'ho cancellato ieri Rocket. Vabbè, insomma. Capisco che è un gioco che può non piacere, può stancare, eccetera, eccetera, eccetera. A me non piacciono o non mi va di giocare alcuni giochi che sono famosissimi e super giocati. Minchia, 2 volte i gatti mi sono usciti. È la mia giornata fortunata. Buona mano, Chris. Io sono Va un attimino alle prese con la macchinetta, appena ho finito vi raggiungo. Comunque sì, bene. secondo me ti conviene prima fare quelle di alto grado, perché magari ti sbloccano degli strumenti che ti servono poi, che ti permettono poi di migliorarli in grado maestro. Bravo, Chris. Rimango in lurk che vado a ri ritirare le pizze. Buon Azzacco. appetito! Bella zacchino tattico. Ma Comunque stanotte vuoi ho sognato farlo con un film velocemente o vuoi diverso. farlo bene? Vai, dovrei farmarlo, quindi se vuoi. Farmarlo? Sì, dovrei farlo tipo 3-4 volte. Ok.
Ma guarda, Yushi, io continuo a pensare che sia una roba molto personale, molto soggettiva. Non so, se, posso capire che ci hanno fatto lo studio, però non lo so, mi sembra un po' come l'oroscopo. Perché magari ti convinci che è così perché ti è sembrato così, poi probabilmente la prossima volta non sarà così, capito? Sta un po' a quello che ti piace di più credere, secondo me. Balzac, falcione. Ah, ok, poi magari mi spieghi meglio se non domani. No, in che senso? Allora, Noisy, tu mi hai chiesto delle facoltative. Allora, per esempio, se tu in alto grado hai delle facoltative che ti servono per sbloccare dei mantelli, ti Mantello, conviene che fare mantello? sbloccare i mantelli in alto grado, così poi in grado maestro hai la facoltativa che ti permette di migliorare il mantello. Capito? Perché io non ti posso garantire che in grado maestro facendo le facoltative ti sblocca la quest per migliorare un mantello se però non hai fatto la quest in alto grado. È quello che ti sto dicendo. Chris, Dica. let's go, Chris. Sì, secondo me. Ok. Devo mangiare. Ma te se tankai luna? Siamo un po' sfigone. Ma Sto parliamo per italiano qui o cosa? Hai capito, Chris, o no? Cosa ti ho Comunque lo chiesto? rimetto Sì. Rocket, se so che ci siete voi, l'ho levato perché da solo l'ho trovato noioso. Ma guarda, fondamentalmente non c'è nessuno della community di Monster Hunter con cui gioco che viene a giocare con me a Rocket. Siamo una cerchia di amici che ci conosciamo da 8-10 anni, se non di più. Quello sì, Yushi. Sì, che mi si era bloccata la live, l'ho dovuto riavviare, non ti ho... Ah, ok. Easy, easy. Allora, vediamo Quando sei un coglionazzo. po'. Quindi abbiamo... Ok. Vedo che Ma non che ti è interessa. successo? Sto arrivando. Ma devi farmarlo per cosa, Chris? Mamma che... Aspetta. Sono Sono capito. un po' Ah, sì, fuori. per un'arma. Perché sei blu, Yushi? Allora, Valazak, ci andiamo de fuego. Drago, il Io vado de coglione. fuego. Prende più danni da fuoco se non sbaglio. No, Drago, il fuoco uguale. Lì sulle stelline. Ma mi era stato detto che forse prendeva più danni fuoco nelle percentuali precise. Da capire. Ancora un secondo. Beh, figa. Fega. Resistenza 2000 e fluvio. anni. E 1 Fulvio. e fulvio. 2. Oh, stasera c'è anche... gli è tornato internet a Paolino, finalmente. Oh, cazzo, era ora. Praticamente si era bruciata una spina da... stupidissima da 80 centesimi, tipo. Che se gliela mandavano, lo avrebbe sistemata lui. Insomma. Ehi, Andiamo. ehi! Dimmi! Fis de più, den fis de più, den fis de più. Due pezzi di merda. Ah, nel se ah, ok, hai preso la runa Asclepiad. Ok. Non prendere le rune, giusti? Che bello Bloodborne. Bloodborne. Bloody Borne. Ma che hanno paralizzazio? Sa, Chris, quando è che prendiamo Iceborne, Appena finirà World, che me lo compro. eh? Da quando sei di World? Ho appena fatto. Cioè, nella storia, sono appena arrivato dove c'è il. Cazzo, si chiama questo qua? Il teostra. Valazak. Il Balazza, che è, però. Ah, no, ma non sei ancora arrivato alla gengiva? No. Al G.I. Joe?
Perché sono arrivato a loro e mi sono un po' fermato perché mi sono rimasto un po' di robe indietro che hanno fatto, di facoltative e altro, quindi mi facevo. Forse se avevi altri giochi invece di giocare con no altri a Monster Hunter. Vabbè, raga, ma gioco solo a questo. Poi Invece considerando che ha rifai rifatto il il personaggio da zero. Eccoci qua. Non credo durerà molto comunque questo. Devo andare a farmare anziane dopo. Dove? Anziane. Terra Un'intera guida guida? per le ossa. Era giù da? E muore tra poco. No, sta ancora abbastanza bene. Comunque Gli sì, ha non durerà morbidità molto. la testa così l'ho ucciso. No! Le ossa pari a zero. Devo Madonna. potare. Come l'ho mancato? Dai! Comunque mi manca un po' uno sparatutto, eh. Cioè io sto cercando di beccare i miei amici, quelli di Rocket, sto cercando di convincerli a portare, a prendersi sto cazzo di Rainbow. Fanculo. Se c'ho voglia di giocare un po' a Rainbow, così a cazzo di cane. E niente, oh, non riesco a... Dove è andato? Ah, eccolo lì. Oh, se vuoi giocare a Rainbow, io ci sono. Sì, ma io gioco a Rainbow per perdere e non per vincere, te lo dico. Sì, Anch'io ce l'ho. assolutamente. Oh, beh, allora abbiamo già combinato. Ok. Io non ci ho quasi mai giocato, c'ho tipo dentro 6 partite forse, però. Ah, io ero arrivato al nostro computer, ero arrivato a livello delle ranked. Ce l'ho Ah, ma tu ce l'hai qui. su computer? Ah, no, beh. A parte che c'è cosplay, quindi non è Sì. Beh, quello il problema. Comunque ce l'ho anche io... su PlayStation. Oddio, sta tornando, ragazzi. Ce l'ho anche su PS. Perché io... È vero che mi piacciono i giochi dove meno con l'arma bianca, però... Uno sparatutto... Ogni tanto... Oh, Madonna, scusami. Non doveva manco entrare. Eh sì, ma è perché non è neanche temprato, poverino. E vado se c'è qualcuno dove ci sente, altrimenti domani. Ciao Noisy! Ah, Ma peccato, ero quindi così. se io giocassi da computer o da PlayStation a te non cambia. A parte il fatto che non saprei dirti se c'è il crossplay tra old gen e next gen. Sì. Ma C'è? poi computer non è considerato next gen. È considerato No! PC e basta. No, in alcuni casi è considerato next gen. Per esempio, Shiverly. Se tu hai la PS5 puoi giocare contro quelli di Xbox Next Gen e PC. Se hai la PS4 puoi giocare solo con la old gen dell'Xbox. Xbox 360. Per quello ti dico, può esserci qualche problema. Per esempio, non puoi giocare neanche contro PS5 se hai la PS4. No, su Rainbow Six, se non sbaglio, non ci sono Comunque questi. sarebbe preferibile se giocassi da play, ecco, insomma. È che col joystick sono veramente. Ma cheaper. È perché secondo te io gioco col joystick su Rainbow? Io sono veramente scarso con joystick, ma Io gioco con veramente mouse e tanto. tastiera, mica col joystick. Ma hanno un buona. Come si dice? Grazie Yoshi! Hanno dei buoni riflessi o. C'è tanto lag dal comando o. No, guarda, ti dico, Giuppo, su Rainbow è difficile che trovi qualcuno che gioca da play non competitivo serio senza il pad, cioè con il pad. Li vedi da come si muovono, dalle kill cam, da tutto, che giocano molto, la più grossa fetta, una grossa percentuale, o gioca con quella cagata lì del... come si chiama? Scaff. No, quello che ti annulla il recoil. Nakan. No, no, è proprio un hack esterno che metti sulla Ah, Play che vabbè. lo compri a 20 euro.
Vabbè, o giocano con Non ho quello o giocano con il neanche. mouse e tastiera, quindi Non ho non. neanche. Come si Giocherà il dice? Kronos. Il Kronos, bravo, il Kronos. E se hai la PS6, Soffitair, riusci. È mio cugino quello dell'America che ce l'ha la PS6. Siamo quello della Calabria. No, comunque, guarda, non mi vergogno a dirlo che io solo Rainbow, però lo gioco con mouse e tastiera, ma appunto dico io gioco per perdere. Cioè io vado in Ma ranked per far scusa. vincere gli avversari, non me ne frega un cazzo, mi diverto a trollare un po' e poi basta. Scusa una cosa, Cippe. Li colleghi e basta. Ma io in realtà non ho mouse e tastiera tipo quelli del PC, io ho l'Ori Tactical Assault Pro comprato proprio appositamente, è una cosa compatibile. Ah, ma non Praticamente è un vanno. emulatore del pad, ma con mouse e tastiera. Cioè, per carità, mouse uso Il come si mouse. chiama? Sì, mouse è un mouse ed è quello della Razer, però l'emulatore è una tastierina. Cercalo, vai un attimo su Google, cerca Ori Tactical Assault Pro. Aspetta, vediamo un po' se riesco. Allora, Ori Tactical Patu Assault Commander. Assault Commander Pro. Cos'è che è Assault? Ah, Eccolo qua. praticamente sono quei tasti di WASD e basta. Oddio, ci sono tutti i tasti della più alcuni tastini. Quello è Sì, 140 euro. XC. Ah, non ho capito qual è quello che sono una parte di tastiera. Quello rosso. Nero e rosso. Quello Ma allungato. blackmarket.it. Sì. Blackmarket.it. Vedi, PS3, PC, PS4. È un gamepad, appunto. Perché è un emulatore del pad, non è come mouse, non ha la fluidità del Ah, mouse e tastiera. allora mi Infatti è un po' una tocco per cagata. No, giocare dal computer. giocare col computer con quella roba lì è impensabile. Mi toccherà giocare dal PC perché mi sa che come si dice? La tastiera e il joystick vanno solo su alcuni giochi e il No, Rainbow ma Six non penso sia uno di questi. io penso che tu possa, per esempio, su Fortnite puoi, attaccare mouse e Su tastiera. Fortnite lo so, ma perché secondo me è Fortnite che ha permesso di farlo. Perché io ho provato attaccare tastiera e mouse Il fatto è qua per che ci internet. sono. Il fatto è che, per esempio, no, mi sa che non puoi. Mi sa che non puoi proprio. Però io onestamente giocare contro quelli del PC mi romperei il cazzo. Cioè, insomma, cioè, capisci? Sono No, troppo forti? non è che sono troppo forti, è che, insomma. Allora, su un gioco come Fortnite ancora puoi vincere contro uno del PC, ma su un gioco come Rainbow non No, puoi mai. metterti contro uno del PC. Proprio per una questione di frame, di FPS, di input lag, tutto, Sì. insomma, ci siamo capiti. Cioè, quelli del PC praticamente appena vedono un pixel sanno già dove sparare. Su Play, prima che riesci a renderti conto, sei già morto 8 volte. Poi, oh, facciamo un po' delle prove. Tanto te l'ho detto, io vado a giocare per perdere. Una roba che faccio è andare in ranked, scendere sotto zero a livello di punti di ranked, poi mi diverto per 2 o 3 round e poi do forfè. Quello faccio. Però questa cosa si può fare solo con un gruppo intero, che tutti possono dare forfè, altrimenti va a finire che la partita si vince. Devo andare a combattere il pazzo furioso col flebotomo. Ma ci hai parlato, Yushi? Ma aspetta, tu l'hai già uccisa, Lady Maria? Asclepiade l'hai presa. Allora, la prima volta che lo combatti è dopo il faro, Yushi.
Immediatamente dopo il faro, appena arrivi al villaggio dei pescatori, cioè quello che dovrebbe essere la cima, la parte superiore del villaggio dei pescatori, dovresti poter combattere contro quello del flebotomo. Infatti pensavo bastasse la chiave che trovi. No, devi andare dalla Di Maria, devi arrivare al villaggio dei pescatori, devi fare la prima parte, oltre il pozzo, arrivare al faro, parlare con il tizio dell'arco e dopo di lui, appena prosegui, dopo la tomba di Legno Luna, lì trovi per la prima volta il pazzo col flebotomo. Comunque ho rivalutato tantissimo la colonna sonora del combattimento di Gascoigne. Madonna, Madonna, che spettacolo. Cos'è? La colonna sonora del combattimento di Gascoigne. È uno spettacolo. Cioè che a pensarci così non ce l'ho presente però. Minchia, quando si trasforma ed è la colonna sonora. A parte il fatto che le colonne sonore su Bloodborne sono, come si dice, dinamiche. E quando Gascoigne si trasforma è. Porca puttana, ti fa venire le palpitazioni, tanto che diventa figa la colonna sonora. Quello sì. Ma Pi 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 pi
Girros sta andando a banane. Che fate allora? Stiamo cercando un Valazak non temprato. Insomma, è la stessa missione di prima. Ma passano sottoterra, ecco perché non ti prende. Ah, ok. Sì, ma io so che... Ma... Senti, vado a piedi, va. Ciao, Girros. Esatto. Ah, giusto, tu avevi bisogno di una mano per i temprati, per i draghi anziani. Ok, mi sono dimenticato, mi sono perso. Eccolo là, il bastardo. Bare, tu hai bisogno di una mano? Allora, io quello che devo fare è allora andare in Tereguide nel primo account a fare i draghi anziani, perché mi servono le ossa di drago anziano per i potenziamenti che non ne ho più, ne ho zero. E nell'altro devo fare gli arci temprati. Arci temprati? Ma di Iceborne? Sword. Però aspetta, per le ossa... Ah no, devi uccidere i draghi. Ok, non sono le ossa da raccolta. Uccidere, uccidere. Vai, giuppo. Boh. Quindi, boh, non so che fare, quindi... Aspetta, ma giuppo c'è ancora? Sì, sì, sì. Ah. Stavo leggendo un messaggio. Che schifo il messaggio. Cioè, no, voi non avete bisogno di una. No. Anzi, se vuoi fare una manina... Interguida. Ma? Interguida? No, adesso devo decidere se andare col primo account o se andare col secondo a fare i draghi altri temprati. Altri temprati? Sì, sì, sto pian piano sto cercando di farmi tutti gli arci templati di World, quello così avere la loro matura. Ma in alto grado? Sì. Che mi pare che con Mevil, mi pare, ne ho fatto tutto quanto lo zoro arci templato insieme. Sto cazzo che vengo a fare lo Zora, non ci penso nemmeno. Scusami, ma lo odio. Lo Zora l'ho fatto. Ah, lo Zora okay. L'ho fatto. L'ho fatto con Mavi, mi ho dato la mano e sono riuscito a farlo completo. Adesso
effettivamente mi manca solamente magari finire il gigante, fare il teostra ancora, mi mancano solo i pezzi, fare vabbè ovviamente il Kushala, l'Oxeno, l'Onastra e cos'altro? Ciao Manu! Ora dove scappa? Magari vado a fare un po' di accelerazione argentati oppure vedo un po'. Progress. E mi cambio e metto il gioco in italiano perché mi sono toccato in inglese. Bravo. Vabbè capirlo, però. Tenere il gioco in inglese ti conviene quando giochi agli MMORPG, così almeno non devi fare la traduzione dei luoghi, degli oggetti, no? Alla fine se giochi tra italiani, Guarda che che cazzo se di ne MMORPG tradotto in italiano frega. Mamma un mia. gran pochi, ma gran pochi. Oddio, World of Warcraft l'hanno fatto in italiano. Forse l'unico. Testi in Beh, io italiano. parlavo per World of Warcraft, perché quello. Beh, anche Genshin Impact, no? È in italiano. Ciao Da Saretta! A parte poco. che non so neanche se chiamarlo MMO. No, non è un MMORPG. Certo. È Sì? un MMORPG. Adesso vedo un po' che cosa devo fare per farmi una buona armatura contro il Teostra. Magari vado contro il Teostra. Ah, è così forte, scusa, mi ricordo di averlo fatto nel gigante arcitemprato. Non mi sembrava niente di eccezionale. Sì, quella roba di Iceborne, sì. Sì, Quella roba di Word è tutta un'altra paio di maniche. ah, ma tu lo vuoi fare quella roba di Word? Sì, vado col secondo account. E infatti, vedi, è un action RPG open world, non è un MMORPG. Sì, però Massive Multiplayer Online comunque. Sì, ma non è un MMORPG. È un MMO Action RPG, anzi, è un MMORPG Action. Esatto, vedi un'altra cosa. Ma come lo è World of Warcraft, come lo è Lineage, No, come lo World of Warcraft è non è un Anno. action. Sì, ma perché fai azione, fai a pugni, fai a spadate, quelle robe lì, magie, ci sono gli scontri, per quello è Mi action. devo arrabbiare. No, e no! Perché l'action è la tipologia di combattimento. L'action RPG. The Elder Cos'è World Scroll of è Warcraft? un action RPG. Non mi parlare di quel gioco, vada. Non mi parlare di quel gioco. Ok, Che un Final amico ha Fantasy, preso. Dark Soul è un action RPG. Un mio Per amico ha preso The Elder Scroll, quello online, che è il 6 se non sbaglio. Dai, prendilo anche te che giochiamo insieme, va bene? Lo compro. Il giorno che lo compro, si lo buga alla prima quest. installo. Lo installo, gli dico a mio amico, allora giochiamo. No, boh, non mi va più. Gli dico, scusa, io ho appena speso 40 euro per questo gioco di merda. Fortuna che me ne ha ridati 20. Oh, c'ho culo perché Yushi ti prende e ti accartoccia, per quanto riguarda Genshin Impact. Allora, devo andare a mettere sul caffè. Quindi voi se dovete fare roba, partite pure. Vi lascio un attimino alla gestione della chat, perché il buon Chris mi ha riscattato la pausetta. Grazie mille, Chris. Comunque, Sara, ma come stai? Buona pera, auguri la buona pera a tutti. Poi però non rispondi quando ti chiedo come stai. Ma allora, ci vergogniamo un po' di questa situazione? Da mielo. No, beh, era per Quando è dire. canale arcitemprato è difficile. Stavo avvisando. Non mi venite a scartavetrare il sottopalla, perché. Allora, eh? Stavo avvisando. Andate a cagare. Metto sulla caffettiera. Stronzi. Bitches. Giù po'. Dimmi. E ci sei per un altro Valazak? Sì.
in Oh, questa qua. comunque Brescia è stato ripescato in Serie B, perché la regina è fallita. Allora, vediamo qual è il prossimo nella lista da fare. Che almeno qua c'è qualcosa da fare, le altre, boh, sono meglio di fornire i materiali. Se riusciamo, dovrei staccare la coda io al Vardback. Basta tenere, tesoro. Bene, grazie. Forgia armature, vediamo un po'. Full Vetarot, dovrei fare la full Vetarot. Devo prendere solamente le pepite, perché il resto mi pare che c'ho tutto. Sì, c'ho tutto, Full assolutamente Vet, bene. sharp. Devo fare l'energigante arcitemprato. Orso di merda. Due pezzi. Poi se no devo fare altri quattro buoni, più altri due. Tu non hai paura dei miei amici? E devo fare la nastra. Va bene. Robe più divertenti. Vediamo se riesco a Martello fare un immunità o successo. chimico? Che non mi ricordo mai, Chip. Giù po', tre gioielli, resistenza Allora, effluvio, non hai bisogno di mantelli. uso il mantello immunità. Ma vai a cagare allora. Che bello che vi volete bene. La faccio, Io non gli ce la voglio un farò. gran bene, però questo non Sì, vuol dire non che... Anzi, sono esente da critiche. Sì, esatto. quello è Bene, bene, stavo certo. cercando i contenuti extra dal mio 3DS, pardon. Così posso giocare anche le missioni evento direttamente su emulatore. Oddio, l'Udinese in che Guarda, serie è? c'ho Non lo il so. Oh mio Dio, setup lì, veramente. vediamo. A proposito, oddio. Passi qui... Oh no. Che cazzo vuole questo? È possibile, Sara? È possibile? È possibile che sia per quella motivazione lì? Sì, che Ma veramente fare. state parlando di calcio? Ma io mi disinsta... mi faccio bannare il canale. Ma porca Dai, ti puttana! prego. No, Chip, prego. che Che? Io Chip cosa? con la fatica che si A fa, te non ti Dio piace? povero. Ma di cosa stiamo parlando? Della che fatica? Che fatica? Quanto morirò quotato? Tanto, tipo 100 a Alice ma in 100 pisello? Beh, buon per lei, Sara. Scusa, buon per lei se me in pisello. È risaltata fuori. La voglio vedere con antisussulto per non stunnarsi. Mentre la prendono a pisellate sulla guancia. A pesce in faccia. Non ne ho la più pallida idea, tizi. Non posso fare pronostici sui miei orari. Per esempio, io non avevo intenzione di svegliarmi alle 6 di pomeriggio. Solo Ma che non ho dormito di nuovo stanotte, poi mi sono addormentato oggi pomeriggio e... adesso è se vediamo chi entra. Devi startare la live alle 7:07, il 7:07. Non me lo macico. Ma tu sei Sofia, non sei... Ma che bel nome che è Sofia. Secondo il bambino pro di anni or sono, almeno. Ma da quanto tempo è passato da quando siamo stati tipo rottuti di cazzo dal Mister Bambino Pro? Un anno tutto. Cos'è il Mr. Bambino Pro? È un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Ma è uno di quei cazzo di personaggi che arrivano quando porti giochi della tipologia di Rocket League. Allora iniziano ad arrivare quelli con qualche cromosoma in meno a rompere i coglioni. E probabilmente con tripli, quadrupli account. E si mettono a rompere il cazzo in chat per il gusto di farlo. E Yushi.
No, no, quello è un dildo, cioè, è un dildo. Non sto neanche a farci la battuta, è un dildo. Oh Chris, però mi rendi la coda anche te, non fare. No, figa, sto ancora arrivando io. Ma dove cazzo sei? Tra l'altro Scusa un po' dietro. stanotte mi sono Guarda, dammi guardato giro. un film Giro bellissimo sul rapimento di Aldo Moro. Molto molto bello quel film. Bello. Degli anni 70 quel film. No, che cazzo è? Quanto cazzo era? Quando è che l'hanno fatto? Vabbè, non mi ricordo. Comunque, Nel adesso... 70 Moro non era ancora stato rapito, No, quindi poteva infatti... essere. Aspetta, aspetta. Adesso ti dico come si chiama il film, che l'ho già visto tipo 8-9 volte sto film. E poi mi sono anche guardato un come si dice, un video di Alessandro Barbero di un'ora che parlava del rapimento di Gente non può Aldo fare bene. Moro. Scusa, se io vado su Aldo Moro, film completo, ecco qua. Ah, 86. 1986 l'hanno fatto. Perché ho detto anni 70? Ah, coglione, sì, ho capito perché. Ho È visto, ho detto anni. successo. Comunque si chiama Il condannato, cronache di un sequestro. Ma hanno fatto dei film veramente fighi anche per Paolo e Borsellino. Paolo Borsellino è Falcone. Anche agli angeli di Borsellino mi è piaciuto un sacco. Oddio. Buonasera. Ciao Radiolina, come stai? Vado Buonasera. a vedere il caffè, arrivo subito. Buonasera, buonasera. Lo stai cavalcando? Sì, però dillo. Sto cavalcando. È ovvio, ma ci ti viene anche scritto in chat. Ma niente, lo stavo per schiantare io, perché non me l'ha detto. Perché non guardi, Giuppo? Perché non guardi? Tu c'hai gli occhi per Aspetta, fa un guardare, po' ma di non più. per vedere. C'hai le orecchie per sentire, ma non per ascoltare. Però Chris, devi andare Lo sulla coda se ti serve la coda, sto Cristo! colpendo. Lo sto colpendo. Certo. Oh, raga, rompiamo le corna al Fatalis. Gente che lo mena sulle zampe posteriori. Va bene, quando è a terra. Qua doveva esserci Magic per farlo sentire che è chiamato in causa, ma... Ah sì? Non c'è... Eh Oddio, sì. è colpa sua? È Sì. lui Sì. il colpevole, io. Allora, visto che sono praticamente tutti impegnati, vediamo un po' cosa stanno facendo. Nel frattempo che mi ciuccio il caffè, vediamo un po'. Allora, questi ancora si Ciuccio, stanno ma ciuccio. manna mannaiando il Balazac. Ma Tu cogli sta invece... coda a te, Sto colpendo la coda, infatti. eh? Che È appena male, tagliata la madonna. coda! Dov'è? Ok, cazzo ne so io. Grandi. Io devo far saltare in aria la macchinetta, quindi mi serve un altro zaino. Zinobu. Un altro zaino, arrivo. Sì, dai. Che Zinobu. figa, ma gli avete tagliato... È proprio la punta si taglia, che Come cazzo ne diciamo? so io. Come tutti Tanto... i mostri si taglia solo la punta. Sì, ho capito, figa, cioè, Come un tipo costa gressino. proprio una merdina. Avete sentito, cacciatori? Quindi le armi senza elemento non ci saranno d'aiuto questa volta. E poi c'era la gente che ci andava con lo scoppio e non capiva perché morivano alle scatole. Sì, era proprio esattamente così, Mauri. Succedeva esattamente questa cosa. Oddio, lo sta Vabbè, conducendo. non siamo a livello di attaccate il Fatalis, insomma. È un drago, colpiscigli la testa, grazie. No, no, è proprio per quando in italiano ti dice attacca il Fatalis, quando in realtà devi correre verso il Fatalis, che tanto non puoi attaccarlo per salvarti dalla fiamme a te. Non siamo a quel livello lì, dai. No, no, Miss no. Boy. No, ma lì il problema era la gente che non capiva. Che te lo dico in tutti i modi che serve l'elemento. Beh, Sì, io sì, sì. ti dico, io ci andavo con l'elemento, però non capivo come fare perché comunque non riuscivo a fargli fare il check, capito? Ah, vabbè, sì, no, per Quando carità, poi ho per carità. scoperto che era una questione di danno, cioè i coglioni mi si sono fusi in un solo testicolo,
più grosso perché sì. Ero presente in quel momento, ho assistito tutta la scena, è stato molto bello. Cioè, veramente. Volevo più curare, volendo tentare di non curarsi, finisce così. Vai, Yushi, rompigli il culo a quella sgualdraina. Ma scusa, è tornata la... No. No. Niente, non è tornata la curve. Scusate. Campane. Io la pubblico da 4. Casomai... Punto. Chi? Sto zinogre. Cazzo. Ah, pensavo No, di chi sto no, cazzo. è troppo semplice così, eh. A quella Vabbè, focchi no. focchi è, mamma mia. Beh, in effetti un pensierino su Lady Maria ce lo farei. Quello che Anche c'ho fra sull'automa, insomma. la Juventus. Anche su German, cazzo me ne frega. Sulla presenza della luna, aveva voglia. Su Ormai. Amelia, in tutte e due le Oh, forme. ora sto coglionato. È rinato. Parla. Oh sì, il Renato è pieno di buchi. Spaziano tutto. cazzo siamo arrivati? Potrei fare una battuta necrofila, ma non posso farla, quindi. Perché forse ho capito. Si Voglio guardare il parlava della capitolo. tipologia del Renato. Ah. That girl can say no. No, è una canzone di Nakamura. Sì. È una canzone. No, è una canzone Sì, di no, Nakamura. è che non voglio arrivare al punto di dover bannare le persone, capito? Stavo Lo so, lo so, lo so. fermando È una canzone di Nakamura. Disco metal. il... Quindi ha contestualizzato. Quando vuoi, Matt. Io poi ripeterò? No, non può ripetere. No, ormai. Because he The comes life is for... short like my dick. Yes. Or maybe not. My dick is shorter. Allora. Ti sei divertito ieri sera su Rocket? Sì, no, è che faccio una fatica, Bauri! Una Ma... cosa folle! Ecco, Manu, ma capisci che... te l'ho detto, non... da quando è che non giochi a Rocket? E poi non l'hai mai giocato seriamente, quindi come fai a No, pretendere di ho sempre capirci giocato qualcosa? alla cazzo! Ciononostante hai Adulissimo! fatto delle cose carine, Nel mucchio eh. qualcosa Allora... salta fuori, Mi però. sono reso conto che dicendoti dove devi andare e cosa fare, comunque lo fai. Se vogliamo andiamo, Vedo che Ah giri su sì, come la stavo merda nei per tubi. Vabbè, cucinare. Stavo aspettando io vado lei. a mangiare. E io aspettavo te. Carosino. E Cioè, chi aspettava noi? lo zio. no. Ti Per vado a esempio, mangiare sto dopo. coso. Porca puttana. Oddio. Ciao. Zio Nogre. Di onore. Zio can. Per esempio, mi sono reso conto che nel momento in cui andavo all'attacco e vedevo come erano posizionati gli avversari e riuscivo a dirti ok, occhio, devi fare questo, questo, vai a posizionarti là, eccetera, 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 tu comunque lo facevi e riuscivi a fare il buon intervento. Ma perché veramente non capisco che cosa fate voi. E non capendo quello, non so che cazzo fare io. Perché non so come rispondere. Buon appetito, Kreis! Ma Buon che palle appetito! queste armature di merda! Cosa continuano a mettere queste armature di merda? Ecco, Cavaliere, quello, quella devi è un... stare zitto! È una... Hai detto una gigantesca stronzata, Noisy. Non perché non è vero, perché i giocatori tossici ci sono. Ma la dovete smettere di dare la colpa al videogioco e alla community di tale videogioco, quando in realtà è il giocatore nel suo complessivo che è tossico. Non è colpa del videogioco. Ah, no, vedi. Dio porco bastonato. Dov'è? Eccolo là. Au! Ma dai, mi sono inciampato mentre salivo. Scusa. Aia.
È ancora schiantabile. Ci piglio le. Oh no. Non ho le pedroline. Ce l'ho. Ci vado. Vado. Dovrebbe arrivarci. Spero. Sì, ci arriva. Che testata, madonna. Se quando ci arrivano al pelo, che sono a fine animazione, fanno molto più. Sembra molto più forte lo schianto. Sì. Vuoi te? E invece. Ma tu l'hai fatta la matura del Fatalis, Cipre? Madonna, ha voglia, ne ho fatte due. Tanti che ho. Tanti occhi. Ma che ho. Tutti i pezzi beta? Non mi ricordo. Onestamente. Eddie Gordo, stai un attimo fermo. Ciao Dark, come stai? Allora, cavalco. No, sì, ok. Allora, non è la community, Noisy. Non è la community, è il player in generale che è tossico. Perché ci sono i giocatori tossici anche su Monster Hunter, figurati. Allora cosa vuoi dire? Ripeto, non è una questione di community, è una questione di player. Perché se tu sei un giocatore tossico su un videogioco, lo sei su qualsiasi altro videogioco. Lo sei anche nella vita vera, probabilmente, tossico. Nel senso che ti droghi. Combo! Credo si sia rotto un po'. Allora, pietroline, pietroline. Pesciolino, pesciolino. Scusa, Giuppo, non volevo. Magari cambiate perché ho levato ieri un centro da mezzo. No, ancora! Ma, Noisy, ma capisci quello che ti dico? Oh, Iena, come stai? Comunque tutto bene, grazie, Dark. No, Iena Pliskin. Oh, coda. Conosci Iena White? No, conosco Walter White, però. Il mio grande amico d'infanzia. Clementino. Si schianta? Clemente. Ma dove è andato? Ma vaffanculo, mi dispiace Manu, ho fallito brutalmente. Però ancora. È ancora schiantabile. Aia! Stavo cercando le pietre! Vai, rendimi fiero di te. Manu. Ma molto bene! Ma era dritto davanti all'albero! Come ha fatto ad andare di là? È bravissimo. Ha fatto la stessa mossa che ho fatto io praticamente. Anch'io pensavo di averlo mandato in direzione giusta. Oddio! Menalo sotto linguine! Sotto le linguine! Oh mio Dio! Sì, ma. Basta! Guarda quanta robina che c'è qui! Ponte! Ho sotto Maio! Oh. Aia! Ah, ma qua c'è un residuo! Quindi. Si è schiantato contro il muro? No, quando si è schiantato per terra da solo ha rilasciato robe. Allora, sono subito da voi, eh. Arca puttana, però, hai rotto i coglioni. Voglio caricare lo scudo. Madonna, stronzo. Ecco. Garpoint, baby. Babi, baby ciulo. Oh, ho sentito un grissino. Oddio, lo fa ancora una volta, vero? Sì, ovviamente. Yabadabadu! Qualcuno qua è stronzo. Chissà chi è. No, sei dispiace. Tu allora. Sono io. Allora sei tu. L'ho detto in anticipo, mi dispiace. Yai! Io ragazzi vi saluto, che vado a cenare. Buon appetito allora, mister Giappariello. Se ci siete più tardi, quando? Non lo so. Ci sentiamo più tardi, se no. Buona serata. Buona serata Giupparie, in caso. Se no. La Madonna. È un po'. È schiantabile. Allora, aspetta. Oh shit! Lo sapevo che mi prendeva. Allora, mantellino. Baccellini. Basta. Testolina.
Fammi capire da che parte sono girato. No! Adesso tu andrai a schiantarti, baby. Baby. Baby, baby, baby ciulo. No! Buona serata, raga. Ciao, Juparie! Sì, era per i piemontesi un po'... o per i nordici in generale è un po' ambigua come frase quella. No, perché la malizia sta negli occhi di chi vede. Guarda, così si dice. Nelle orecchie di chi guarda. Nelle orecchie di chi guarda, disse Bocelli. Ti ho sentito con la coda dell'occhio. Ah! Ratata! Re-raticate anche. Ma tu un po' non ti vergogni di andare in giro con la bigorbetta? Adesso non mi ricordo perché ho rimesso la bigorbespa e perché non ho più top. Per il Fatalis? Forse sì, dai. No, io lo sapeva, lo sapeva. Oh, minchia che botta. Un involtino, che? Si è arrotolato nelle coperte, aveva freddo. Ratata! Merda. Zawaldo! Merda, me l'ha schivato tantissimo. È un micio bravissimo questo. Ok, io sto prendendo danni, non so come e perché, perché quando lui inizia a muoversi così non si capisce. Ma dai! Ci sei rimasto male? Un po'. Oh! No, non è schiantabile. Però guarda quanta roba ha lasciato qua. Tutto per Homer. Tutto per Homer. C'è bisogno di morire con questo pathos, ma muori in fretta. Allora, che parata esattamente? Non saresti... Allora, vediamo un po', che mi sono perso un po' di chatterozza. Allora, ho la live in ritardo, io mando i messaggi ma arrivano dopo e sento la tua risposta minuti dopo, non è colpa mia, non mi picchiare. Provare a refreshare, Noisy. Abbastanza bene, grazie. Aggiorna, ecco, se è il mio ritardo, comunque metti stop play, c'è il ritardo sempre, ma è di pochi secondi. Succede anche a me, sai? Fatta terzo try, easy, brava, Yushi. Ti ho annusato con la mil... Eh? Ok. C'è un tipo su YouTube che si fa pungere dagli insetti più... Quello l'ho visto. Sì. Non so come si chiama, ma mi è capitato di vedere dei video del genere. Insomma, non le ritengo le persone più intelligenti del globo, ecco. Però, insomma, si deve fare per la scienza. Per la scienza questo ed altro. Per le visual. Esatto. Vado a mangiare, ragazzi. Buon appetito, Baremixo. Buon appetito. In teoria anch'io ho sentito dire così, Dark. Ma sono convinto che secondo me il morso di un leone fa più male. Non so perché. Non so perché, ma secondo me... Ho questo presentimento che... Se ti morde il braccio un leone e te lo stacca, secondo me fa più male. Va bene, Noisy. Ma non saprei dirti, Dark. Allora, il fatto è che, dunque, in teoria non è tanto il morso che ti fa male della formica, ma sono tipo le tossine. E quindi è possibile... Esatto, ed è possibile che... Io mi immagino che per abbattere i kamikaze giapponesi sparavano le formiche da... Vabbè.
O è come vedere uomini a cavallo di draghi che lanciano lupi ai vermi, insomma. C'era un insetto che se ti mordeva pungeva, era talmente doloroso che la gente preferiva morire. Sì, è tanto il dopo, non tanto il durante. Forse è più lancinante come dolore, però ovviamente ha effetto collaterale se un leone ti stacca. No, vabbè, quello che cercavo di dire è che appunto è se le tossine ti vanno a prendere sul sistema nervoso, è ovvio che minchia, il dolore deve essere una roba lancinante. Però comunque non mi hanno mai staccato un braccio. Però insomma, penso che. Possiamo provare su. Non lo so, io. Il fatto è che quello che si è fatto mordere dalla formica pistone dovrebbe farsi anche mordere da un leone, farsi staccare un pezzo e dire, ok, possiamo comparare. Però certo, a livello scientifico, molto probabilmente, se ti viene attaccato il sistema nervoso. Non deve essere bello. No, non deve essere bello per niente. Vogliamo provare Mauri? Va bene. Con me Yuno ci prova spesso. Un brandello alla volta. Oh, dite il cazzo che volete, ma vi siete mai fatti mordere da un gattino piccolo? Porca puttana, sti denti, minchia, sono rasoi, non sono denti. Porca. Rasoio feline. Rasoio, esatto, bravo, grazie. Quindi siamo rimasti io e lei, perciò fatalis. Allora. Preparati che devo andare un attimo a far esplodere. Metto nella borsa oggetti, un bel santino, un crocifisso. Non lo so, io so quanto è doloroso un calcio nei coglioni, però, Sara. Abbastanza. Abbastanza molto tanto. Cioè, Cioè, gli mancava un piace, per colpo. carità, però. Sì, oh, certo. Ma io non penso che quelli sentano il dolore, perché insomma. Ma Bene, si ricomincia. Sai cosa fare. non credo che proseguirò. Mi accontento. Burgenworth, Burgenworth. Burger King, non Burgenworth. Per esempio, tu, Sara, non saprai mai quanto è doloroso avere a che fare con le donne. In quanto relazione. C'era quel video che mi faceva ammazzare, no, che c'è il maschio e la femmina che fanno a gara chi ha la vita più di merda e chi ha la vita più dolorosa. Perché noi donne dobbiamo patire questo, questo, quest'altro, quest'altro. E il maschio poi gli risponde: noi uomini abbiamo a che fare con le donne, dobbiamo avere a che fare con le donne. E lei, ah. In realtà sono bisex, ma ha detto bello, lo sai che potresti generare un sacco di fantasie molto particolari, Sara, dicendo queste Direi che è il cose. caso di sorvolare su questa affermazione e andare. Scatta il delirio. Beh, oh, insomma, l'essere umano può fare il cazzo che vuole No, con la sua sessualità. intendevo per quello che stavi dicendo te, Mauri. Ah, certo. Il fatalis Sì, non ci credevi? Ma scusa, è la cosa più non volevo divertente da credere. fare. No, la cosa più divertente da fare è un dito d'ogama. Ah, ho un'altra tipologia di divertimento. Cosa, ma povera, Yushi? Allora, passa in questo tempo che diventa. Oh no. Perché io cerco sempre di leggere? E io devo scremare un terzo delle cose che scrive Sara, che sono titoli di Red Saber, porca troia. Mi sto annacquando. E anche questo potrebbe essere. Potrebbe. Scusa, Yushi. Scusa, Yushi! Mi spiace, era una battuta molto triste ma molto divertente.
No! Senti, Yushi, allora per me sei... ti ho conosciuto che eri bimba, per me rimarrai sempre bimba e c'hai proprio la... La tua croce sarà proprio il fatto che non riesco... Oh no, non ho preso gli oggetti! Vado un attimo in tenda. Prendere Ma tu sei sul balcone, che ti sento lontano. sto fumando fuori dalla finestra. Cos'è che siamo partiti, vero? Lo vedo lo schermo, sì. Ah, ok. Allora, fammi andare un attimo a prendere gli oggettucoli. Cucciola? Per me è la mia cucciola, certo, Willis. Io c'è praticamente la sorellina che non ho mai avuto. Però ho avuto un fratellino. Yusho. Yusho. No, lui è Snaus. Beh, sì, minchia, la prima volta che è venuta in live ha 15 anni, porca troia. Ora ne ha 18 praticamente. Che è sempre bimba per me, perché anche a 18 anni per me è una ragazzina. Come Il mio proprio anche un nemico. ragazzo che ha 18 anni per me è un ragazzino. Perché siamo vecchi noi, Mauri? Se riusciamo a rompere la sua testa, potremo indebolire il Ma suo perché so potere cosa vuol dire psionico. avere 18 anni. Fate uso delle baliste e dei cannoni. Allora. Cominciamo. Ah, io ho portato Aspetto. paralisi. Aia. Sul gatto. Tu cosa hai Non l'ho portato? cambiato. No, ma non lo strumento, intendo l'arma. Ah, drago. Con paralisi, con due gatti paralisi si paralizza una volta. Piccola Ah, non mi informazione di ricordo più. gameplay. Posso cambiarlo dalla tenda? No, Sì, vero? se ti Ah, capita di allora sì. morire, quindi... Ma Aia. più che morire se vado su con la sfera del ritorno per rifarmi Ma tu vuoi roba. davvero andare su per una... No, però quando sono messo male, Ah, ok. vado Bella su botta si è nel. preso questo. Ok, iniziamo a combattere come si deve. Scusate, lo sapete, adesso non cagherò molto la chat. Cade. Madonna che botta che si è presa in testa. Ce l'aveva col gatto, fra un po' pre... Maccio? Sì, Vuoi andare in ma c'è tenda? proprio. No. M'ha preso, non ci credo. Oh shit! Ok, non ce l'aveva con me. Cioè, o ce l'aveva con me. Come hai fatto a colpirmi? Faccia di merda. Ci pensi tu alla testa? Bella sfialata, complimenti, Mauri. Minchia, m'ha preso in pieno! Anche a me. Vabbè, sono i rischi del mestiere. Ma che mestiere di merda, però. Sì. Potevamo fare, non so, gli elettricisti. Allora, il mantello è finito. T'ha preso? Sì. Ha flinch o no? Urca! Ok. Occhio per occhio, frezzemolo finocchio. Yay! Yeah! 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 Che
che significa sì in tedesco. Poligrotta. Poligrotta? Dove cazzo è quel... Cade! Mi ha preso. Eccolo qua. Oddio! Che hitbox del cazzo. Sono morto come un deficiente, lo sai? E io ero in tenda che cercavo l'arma. Ah, ciao. Ah, ecco perché ce l'aveva solo con me. Ero a poca vita davanti alla fiammata. Non riuscivo a schivarlo. Ma non sono mai riuscito a farlo paralizzare con uno. Buon appetito, Dark! Quindi per te sono un ragazzino. Come? Mi sono... Sto facendo confusione. Perfetto! Allora. Com'è che si fa così, giusto? Io sono uscito. infatti, cercavo... Siamo dei ciucciotti come le figurine. Cucciolotti? What? Anche con uno si paralizza, solo che a volte va un po' a culo. Beh, con due gatti con paralisi si paralizza una volta nella prima fase. Un saluto e buona continuazione a tutti, buona live. Ciao, Doc! Ora esce lo spin-off Monster Hunter Cooking Mama Edition, dove sei l'aiuto cuoco della nonna feline. sarebbe carino. Mi c'è un po' di rientro, Macio Capatonda. Hai voglia di provare? Ah. Adesso c'è ancora rientro? Pronto, prova. No. Non capisco perché ogni tanto fa rientro. Perché il Nacon. Ah, ok. Ho avuto un attimo un attimo di paralisi. Un mancamento. Nel senso che... No, non lo dico. Mi dispiace. Non voglio dirlo. Non voglio dirlo, mi rifiuto di dirlo. Esatto. Categoricamente di dirlo. Panico paura con i balenottari. Ma cosa? Vai, assicurazione. Ah, vedi. E se non vedi, mettiti gli occhiali. E se non vedi neanche con gli occhiali come me, cazzi tuoi. I tizioni giganti al villaggio dei pescatori. Ah, minchia. Ma sì, ma lasciati tutto, Yushi, cazzo te ne frega. Rascia con l'ascia. L'aiuto cuoco della nonna Ferrari. Ma io penso proprio di sì, Yushi. Tanto che te ne fai di... Ci sono un paio di oggetti interessanti da raccogliere, ma lo puoi fare quasi tutto rushando. Topo biscotto. Ma anche la racuglio, Yushi, se hai le lame dello sciamano è molto easy da fare. Latex. Hai visto? Un po' stretto a livello inguinale, ma stringe un po' il cavallo. Lascia con l'ascia, ma poi lascia e la lancia la lancia. Esattamente. Lancia la lancia. Ti avverto, Macarozzo, con i riflessi di un gatto felino e la velocità di una mangusta veloce. Lancia la lancia. Ti sfido a farlo, fallo. Chi è? Cos'è già? È Sventura, missione Africa. Ah, ciao Willis, grazie mille per la compagnia dei bittini e tutto quanto. Ti si vuole bene e ti auguro buon proseguimento di serata. Sì, con le lame dello sciamano si attaccano tra di loro, si sciottano praticamente. Quando ci sei... Let's go. Madonna. Che timing. Eccomi. Ma che bello... Oddio, che paura, è arrivato, è ritornato. Guarda che bello quell'emote col cuore a 8 bit. Guarda che bello. Fate uso delle baliste e dei cannoni. È il cuore di Isaac quello, è bellissimo. Oddio, mi prende in pieno. Oh mamma mia. Oh volollolo.
ma anche basta adesso, però. Ok. Vaffanculo. Ok. J'arrive! Lo sapevo che si buttava a terra, però. Ah, boy! Allora, visto che c'è... Ula! Scusate, cos'era? Era il paura. Ah, pensavo fosse il suino di Bloodborne. Era paura che... Ho visto... Cos'è? L'hai vista anche tu con la palla di fuoco, sì. A 45 gradi, sì. Magic! Eccolo. L'adunanza... Hello. Sono nella sua bocca, praticamente. In che senso? Non c'era nulla di ambiguo in ciò che ho detto. Potrebbe essere fraintendibile, ma non è... Di nuovo? No! Allora, facciamo così. Non mi avrai? Disse, prima di essere shot... Ah! Go. Oh oh. Fatto manovra. Dai, girati e fai la fiammata. Bravo, bravissimo. Ormai ti conosco come le tasche di Emanuele. Fatalis? Come le tasche di Emanuele quando è nudo. Le migliori. Aia, ho sbagliato tutto nella vita e in questa fase di gameplay. Preso come una catapulta. Una roba. Ma la gemma Weaver non è che la droppa? In teoria quasi tutti i draghi anziani no, aspetta, la gemma Weaver non deve per forza essere un drago anziano. No, anche tipo il culo di Akuplo, da. Devi guardare nelle ricompense dei mostri. Via che fa la doccia. Combo! Ora farà la codata. No. Okay. Cade. Mi prende. Non mi ha preso. John Mario! Non posso andare sulla testa. Però niente, ho sprecato 8 fiale. Oddio! Adesso girati. Come sai fare tu? Attenzione, il tizio Snape che arriva così all'improvviso come il paradiso. La Kinder intendo. Signori, ma come ti permetti? Questa è la storia. La storia di un errore dovuto a qualche birra ad un sedile posteriore. Nessuno pensa al futuro il venerdì. Un buco nel goldone. Lui è arrivato qui. Quanta poesia. Poesia in movimento. Stupito. Basta. Il dottore guardava quel bambino che non voleva piangere e mostrava il suo ditino. Se sentite madonne? Belle le madonne. Dammi la testa! Non ci arrivo perché sono incastrato. Vabbè, non importa. Guarda, le avrò colpito una volta sulla testa finora. Per sbaglio, non era voluto. Beh, è sempre così. Oddio no! Non importa, si è preso le belle mazzate. Credo che a breve farà la fiammata comunque. Fatalissimo! Okay. Oddio! Aia, va bene il momento di curarmi. Cade, grazie. Ma dai, ma mi ha curato. Oh, c'è una Rigor Vespa. Bella. No, non andare in culo ai cazzi, che modo devi esplodere. Buona, vado io.
ha appena droppato. Ma non so, era per dargli colpo in faccia. Andò, shottare non mi shottava, quindi. Ui! Oh porca troia! M'ha preso. Da posto? Sì, sì. Bisogna anch'io pratico. Ne conosco uno bravo, eh. Basta che sia pratico. Molto chiro. No, non ridete, non ridete. No, nessuno rida. Non fomentate questa cosa. Non incitate le mie battute di merda. L'ho mancato! L'ho preso. Fine di tenti, ne ho sentite di peggio. Oh. Trovate un riparo. Trovate un riparo. Guarda come rotola. Allora, stai pronto perché lo farò cadere in tempi molto brevi. Madonna! Cos'è successo? Volevi tirarmi via? No, volevo caricarmi lo scudo. E sono arrivato a tanto così da uscire dal... dal... Caduto. Sfruttate le armi della fortezza per abbattere il Fatalis. Ok. Sei incazzato. Ah, azzardare, sai. Oh, buono. Bellissimo. Iai. Occhio. Oh, flinch. La tua mano nei miei jeans. Faccio una cazzata. Cosa? Paralizzato. È paralizzato. Vai, capoccia, capoccia. Maremma, che darci. Aia. Che deie, che campeie. La madonna. Che cecchinata incredibile. Oh, si è... Cosa è successo? No! Zucca Fatalis. Cosa mi ha fatto? Oh, oh. No, macho! No, ma perché sei stupido? No, sono sulla zappa, ero full vita. Ma perché devi perdere vita intenzionalmente? Uè, adesso fai il montante, eh? Ok. Oh! Baby, nice. A triple! Occhio, okay, magari faccio. Ah, c'avevo un mantello stabilità, sto giro, quindi... Very good! Yay! Cosa? Si è stunnato? Yeah. Ma... Sì! È il mio compleanno, guarda che è a gennaio, No! L'ho mancato con l'attacco di sfoderazia! Ok. Guard point, baby! Non ero d'accordo quello. Oh minchia, pensavo fosse la codata. Ah! Ma sei veramente un figlio di una sgualdrina uzbeka. Ma oggi... Madonna! Cos'è successo? E hai visto che botta che gli ho tirato in testa? No, stavo scappando, io non ho visto. Dove sei? In tenda, dove sono? Ma dimmelo! Ma tanto sto facendo la fiammata. Ma non ti vedevo, io ti stavo aspettando, ho rischiato di morire, mio caro! Scusa, mi sono dimenticato che era la seconda. Ci ho rischiato la morte. No,
devo imparare il tempismo per schivare quella roba lì. Sta succedendo qualcosa. Lì! La sua testa è rotta. La vai, bacio! Menaie! Occhio! Devo recuperare HP! Devo recuperare HP! Ok, devo rirecuperare HP! Oh no, 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 oh no. E niente. Questa pillola! Ciao Majin! Ho visto tutto! Dammi 2 secondi e arrivo. Cioè 2 secondi, tempo di... Fatalese! Sta buono, fermo, calmo, tranquillo. Non è successo niente. Hai rotto il cazzo, basta? Merda, non posso scendere. No, Ferry! Ma sei scemo? Bene, sì, sei scemo a quanto pare. La risposta alla domanda è sì. Ma... Oh no. Oh! Dovrei curarmi. Sì, sì, mi curo, mi curo. Io la curo! Oh, oh, oh no, oh no, io... Okay. E invece! Oh cazzo, ancora? Non puoi colpire? Dai, dai che la facciamo, dai che la facciamo. Ok, quindi devo effettivamente schivare 2 volte. Ma dai. Che troiata assurda. Adesso lo arpiono, Maccio. Aspetta, andiamo giù. Ah merda, sono già andato. Dream team. Dimmi quando ci sei che lo arpiono. Sto scendendo. Ah, in teoria. Esatto. Sei veramente una merda. Lo sapevo. Sono qua. Oddio, non posso arpionarlo. Aspetta. Sto andando a fuoco io. E mi ha preso, no, ma che stanno. Palle. Basta, mi ha rotto il cazzo. Lì! Questa testolina di merda. Ola! No! Iai! Un'altra potente fiamma okay. In arrivo. Attaccate il Fatalis! Attaccate il Fatalis! Bey, guare, Bey. Quanto ci vuole per la ballista, vaffanculo? Dovrebbe essere quasi pronta. Siamo solo un quarto d'ora. Minuto Mazza Draghi. Ma? Com'è? Ah, la Mazza Draghi in un minuto. Sì. Va bene. Ok, stabilitaci di nuovo, mettiamocelo. Via. Salute. Madonna quanto mi sto cagando sotto. Oddio. Lo sapevo io. Oh mio Dio. Oddio. No. E dai. Nel senso muori. Bastardo. Occhio Maccio. Cosa? No. Ah ok, ti ha preso. Mi ha preso. Perché non mi ha preso? Oddio, oh, via, 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 che questo fa robe strane.
Vieni qua, Maccio. Vieni qua. L'ammazzadraghi è pronto. Ehi! Pezzo di merda. Ok, andiamo subito dall'ammazzadraghi. Stavo solo cotando. No, no, ma non a te, ho visto che sta facendo robe strane. Ok, sta arrivando. Lì! Oh no. Sì, lo prendo. Sì, l'ho preso entrambi, perfetto. C'è lo stabilità, se devi sfialare, sfiala. Ok, niente. Prese! È finito! È finito! Mi piacerebbe attaccare il Fatalis. Madonna santa! Grazie. Ballista! Ballista! Che ha fatto? Schifo. È fin lì. Ah. Cade! Okay. Ok, vado sulla ballista. Vado, vado. Ti serve qualcosa indebolito? No. Gli spacco il petto se riesco. Oh cazzo. Vabbè, non importa, c'ho la ballista. Insomma, ho il mantello. Ancora! Oh, l'ho schivato. Ok. No, non mi fido. Non l'ho ancora cavalcato il bastardo, eh? Ma sta ballista di merda in mezzo ai coglioni. Porca madonna. No, 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 no. Ok. Ok, sei un attimo da solo, eh? Molto bene. Mi sembrava così contento. Youch! Non ci credo. Sono morto come al solito, come un cretino. Vuoi sapere come? Come, come? Sentendo Dì. Il ventilatore di Dan nelle orecchie. No, esatto, non è il ventilatore, mi dispiace. è il vento naturale. Oh, madonna, che è? Stai giocando in giardino, che è? È la bora. La bora. No, ha fatto la fiammata, facendo i due attacchi col triangolo, ho fatto il passetto in avanti e sono andato a finire nella fiammata. Ciao Meijin! Intanto devo bere, che mi ha riscattato il goccino d'acqua, c'ho un bel po' di roba... da leggere. Aia! Ok... Ok, stavano parlando tra di loro. Ciao Aren! Quanta rabbia. Sono a casa dal lavoro, qui c'è sciopero dei mezzi. Tu come stai? Tutto a posto, tutto a posto. Chip è caldo a 100 metri da te. Non credo di essere vicino a te in questo momento. Siamo abbastanza allora, distanti, ecco. Più del solito. Una la faccio ancora, che poi alle 9 devo scappare, che devo andare da... passo fino a mia madre. Me la saluti? E dai una carezza ai cani da parte mia. Assolutamente. Pensavo di... beh, niente, come l'ho detto. Niente. Allora, cosa stanno combinando quegli altri? Io sono trovato tanto a fare... ghiacci temperati. Ma non essere triste però mentre lo dici. Tizio Snape e V stanno malmenando un'apocalisse azzurra. Ma cos'è, un evento? Apocalisse azzurra? No, una facoltativa. Ah. Poi vedo un evento di Sophie Tair,
che però è già oltre i 10 minuti, quindi penso che stia già morendo. E quindi niente, possiamo riprovare un fatalissimo. Un secondo che mi stanno chiamando, arrivo subito. No, no, non andare! Metti caso che sotto casa tua per un incontro romantico. Non funzionerebbe perché non entra e non esce nessuno da casa mia. Io stesso. Sto per cambiare foto PSN. No, Yushe, se poi te ne penti. Dovrei andare a pisciare. Ma di brutto, brutto, brutto. Quindi piscio e scaldo il caffè. Alla faccia vostra. Come stai, Magic? Che racconti di bello? Sono venuto a distrarmi un po' prima che vengano ospiti. No, che palle. Ma tu sei sempre in mezzo alla vita sociale. Cioè, ieri mi hai abbandonato per la vita sociale. Oggi mi abbandonerai di nuovo per la vita sociale. Ma allora? Devo fare un testino temperato per il gioiello. Vediamo se mi droppa un gioiello di punto debole. You want me to sing a song dura dura, Aren? Allora, mentre guardate questa scenetta molto molto bella della gatta che mi prepara da mangiare, io vado a pisciare a scaldare un caffè. Tanto devo aspettare il buon Maccio Garello Capatonda. La madonna, ma che è? Stai giocando in autostrada, Magi? allora rendi conto che io a casa è quasi tutto libero. Non c'ho palazzi alti che costruiscano. E oggi c'è vento. Quanto lontano sta parlando dal microfono, tizio? Ah, buon appetito! Quando è che mi compri quella cuffietta per il microfono, Magic? Appena mi trovo andare dai cinesi. Che, ho capito, ma non è che devi andare in Cina, basta che vai in un negozio. Sì, non lo so. No, devo andare... c'è un giorno di questo che devo andare anche alla posta. Mettici della carta igienica sopra. Mettici una spugna da cucina. Chissà se funziona. Ci metti sopra una spugna da cucina, magari. Ah, mi chiedono cosa significa pisciare. E rispondo in spagnolo. Ma perché mi stanno sentendo? Hola, hola, hola! Hombre! Aius, che malus. Resistenza malus, allora. Beh, io invece dirò moglie, ok? Un salutone a sua moglie. Ma scusa, da quant'è che ti sei sposato? Sì, papicciulo, parla italiano, ciccio pasticcio. Cioè, ti sei sposato e non hai detto un cazzo? Ma non è che l'hai comprata? Su mogliepersiana.com 50% di sconto. Poi 75% di sconto sull'usato. Sì, garantito, tra l'altro. Che è stato usato.
Questo è buono che mi viene da rispondere in spagnolo perché mi parla. Ah, coglionazzo, non siamo ancora sposati, ma ah, ok, ho capito, ho capito. Mamma mia, quindi è una cosa seria. Sei matto. Scusa, ma da quant'è che stai lì? Ma io cambio foto e sento la gente che si sposa. Cos'è sto colpo di testa che fai? Era il 75%. Ho fortuna. Ma hai pagato in cammelli o in burritos? Insomma. No, in cammelli. Allora, facciamo il test di quanto si vale in cammelli. In tacos. In Nacho Contreras. Dai, ti decidi a scendere, Teostro, non c'ho voglia di... Guarda, te, se comunque, dovrebbe... un salutone alla moglie. Come si chiama la fortunata donna? Non sono in Messico. Cazzo vuol dire? Anche noi qua mangiamo il kebab, ma non siamo in Turchia. Che cazzo vuol dire? Charlene? O Charlene? Charlene. Ma scusa, ma che è? Americana? Non mi sembra un nome molto spagnolo, ecco. Insomma. Ah, Charlene, ok. Quindi molto più alla francese. Scusate, eccomi. Esatto, Yushi, è quello che ho detto. Qua mangiamo kebab, ma non siamo in Israele. Insomma. Quando vuoi, ho pubblicato già tutto il pubblicabile. Arrivo subito, arrivo subito. Chi è che ti ha fatto incazzare che vado a prendere la testata Aurora? È un po' lunga. Ah, adesso, devo andare fino su una Mac? No, a Roma deve andare. Ah. Sì, quindi è un po' lungo, insomma. Non so quanto era lungo il drag. Di quella troia. Morto. Ma non l'avevi capita lì per lì? Ancora. No, aspetta, cosa? Sei morto, basta. Sì, dimmi, Chris. Cosa mi sono perso? Ho controllato, vali 61 cammelli, te. Ah, scusa, come l'hai calcolata? In base a cosa? Erano 5 domande che devono se avevi i capelli, la barba, il colore degli occhi, l'altezza e sì, altre due robe. In base a quello il tipo è 50. Ma come cazzo hai risposto? Perché probabilmente hai risposto a cazzo di cane. Perché io i capelli e la barba ce l'ho. Il colore degli occhi sentiamo, quale hai messo? Verdi? Ci può stare, sì. Ok. C'erano risposte multiple? 1,75 m. Ok. Nella media. Poi che porti gli occhiali. Sì. Barba ho messo media, che tu non ce l'hai troppo lunga. Oh, oddio. E capelli ho messo corti io, perché non c'era o calvo. Ah, non c'è pelato, calvo, ok. C'è pelato, però io ho messo corti, vale tipo millimetri. Allora hai risposto molto bene, bravo. Ma l'hai messo che ha fatto il fatalista da solo? No, non credo che... Allora, scusa, hai tolto almeno 164 cammelli in quel caso. Allora, ci è mancato qualche minuto, come sei arrivati alle valutazioni di quanto valiamo in cammelli? Storia lunga. Bisogna andare fino a Buenos Aires. Nome americano, sì, la sorella si chiama Gemma. Ah, cognome italiano, suo bisnonno era italiano, solo in Argentina, sì, che coglione. Ci sono generazioni di spagnoli perché fu... Ma perché? Cos'è sto momento, Super Quark? Diema? Non c'è boccia da bullying? Ma vaffanculo, Yoshi! Qua mi sento preso sul vivo anch'io, eh? Toccato il tasto dolente? Un pochino, sì. Va bene, basta. Adesso abbiamo bisogno di concentrarci.
Adesso con la bruciatura, tra l'altro, che hai visto, Mauri, sembra che c'ho anche il posto per il pollice della voce recording. Esatto. Ma io ho, ragazzi, io ho riso veramente tantissimo quando ho visto quella foto. Sembrava un disegno di Giotto. Guarda, proprio per prendere per il culo, al gioiello attacco fuoco. Non risponde, non è un buon segno. Esatto. No, ma io ormai non ho più bisogno. Tu pensi di non averne più bisogno? No, ce n'è una minchia, ne ho 3. 2, 4, 6, sono più che a posto. Va bene, Yushi. Riusciamo a rompere la sua testa, potremo indebolire il suo potente soffio. Se riesci a stare zitta, Fate uso puoi del anche provare a non rompermi polistabilizzatore. il cazzo. Ah, non ce l'aveva con me. Ora sì. Allora, secondo i miei calcoli gliene posso sparare ancora 4. Secondo i miei calcoli, tu non hai dei calcoli! Oh oh. Non gli è piaciuto il quadro. Scusate. Madonna. Ma mi sa che hai uscito fuori anche l'anima. Non solo. Così impari, stronzo. Che cazzo è successo? L'ho schiantato. Vai, schianta. Basta, concentrazione. Macio capatonda. Perfetto, l'ho mancato. Devo togliermi il mantello, però prima ho sbagliato. L'ho preso. Cavolo, ci vorrebbe questo pezzo. Non ci hai pensato di No. chiamare il TPG Tego Bar? Perché? No, Io non ho una è mia personalità, non posso mica chiamare i personaggi con nomi già utilizzati. Guarda, se proprio devo dedicare, posso chiamarci il gatto. Madonna. Sì, infatti. Bene. Ancora? No, ok. Aia. Quanto puoi essere bastardo in una scala da 1 a Da uno a porco Dio. Gesù. Eh beh, eravamo lì. Oh, Sì, chiappati sta caramella. porca puttana! Iai! Volevi, stronzo. No. Aia, ma Invece. come? Ma dai, ma mi si è seduto sulla Ah! testa! Aspetta, no, aspetta. Sto... Oh! Aia. Si è seduto sulla testa, in che senso? Hai capito benissimo. Occhio, via, via, via! No, sei morto. Oh mio Ah Dio. no. Io andrò a terra. Non ho baccelli per fermarlo. Anch'io. Però lo sto picchiando in faccia. No, ho sbagliato. Allora, così, così. Perfetto. Ho sentito uno sforzo Sì. tipo incredibile. Abbastanza. Credo abbia lo stemma della Nike nelle mutande. Il baffo, sì. Un attimo che controllo. Cazzo. Come controlli? No. Va bene. Ok. Oh, wow! Quella renna parla veramente un sacco! Non so com'è non mi ha preso. Ah! Bella, bravo! Ok. Madonna, maccio.
C'è anche una carrozzina su nel al capo. Cazzo. Ok, si è calmato, la prima volta che fa una strozzata. Via la coda. Coda. Ha flinciato? Flinch. È ora di fargli fare la fiammaia! La fiammaia? No, mi ha consumato le fiale, ma che merda! Minchia! Cade! Non mi ha preso, non chiedimi come, perché, quando... Cazzo! Oddio no! Yay! Sono vivo! Bravo Maccio, grazie! Ancora! Devo di nuovo saltare, non ce la faccio arrivarci. Vai, vai. Siamo un po' in ritardo, eh? Eh sì. Ok, ok, pensavo peggio. Ok, andiamo, andiamo. Ok, vado subito sulla ballista. Ballista tutto. Minchia, proprio subito! Ho fatto un calcolo spaziale. Appena lo vedo. Manu? Ma porca, ma dove sei andato? Perché hai preso come nemico la Vigor Vespa? La testa. Catroia! Ma va bene! Oh oh oh. Ah sì? Oh, oh, gadget. Lì. Scusa, approfitto del mantello per fargli più danno possibile con la ballista. Vai bene, vai bene. No, madonna, proprio dritto, dritto. Stanno battendo ora che non c'è, non si... Da dove sta parlando quello? Dal bagno. Ok, finito il mantello. Si deve rompere sta testa, porca. Cazzo! Quella. Qua non so come non mi ha preso, ma non mi ha preso. Cade! Con un coglione sono. E siccome vanno in coppia, quindi il secondo sono io? Ah, ok. Scusatemi per prima. Ah, tranquillo, tanto. Ma è una discarica questo qua. La peggio gente. Cade? Flinciato. No, no, cade. Ma ha flinciato. Ma non penso sia un flinch quello, sai? Ha interrotto l'attacco a metà ed è andato giù. Sì, quando lo colpisci molto sul corpo lui cade. Buono, buono. Bravo. Ti prego, non dirmi che muore col colpo così della testa. Non muore col colpo così della testa. Oddio. Allora. Uno.
E sei veramente una merda. 2 e tarai. No. Bravo. Vediamo se. Con l'attacco in salto. Occhio che devo fare la spianata. Vai, vai. Bravissimo. Arrivo io. Vai. Cambio. Oh shit. Coda. Finalmente mi viene questa coda. Sta per tornare in questo mondo. Vola. Colomba bianca. Mai quanto. Oddio. 0,33%. Il gattino è morto. C'è il caso. Ma perché io mangio a travagliare Prime? Non so perché, ma a volte alle proprie impiste più dentro di più. Dovresti, se vuoi questo cavalcare, dovresti usare il falcione. Proprio vuoi cavalcare. Ma che vuol dire? Mangio una pietanza in abbondanza per poterlo cavalcare. Cosa protettiva, grazie. No, ma alcune ansie è molto più facile cavalcare i punti. Ah certo, quello sì, indubbiamente. Buono! Spadone è altrettanto buono per cavalcare, per dire una botta gigante. Cazzo! Mi hai sbattuto a terra! Scusa! Oh mio Dio, dove siamo? Non ci arriveremo mai. Ce la fate, se correte. Beh sì, non è che vada tranquillo con la camminata Edgy. No, ci sono. Dimmi che ci sei, dimmi che ci sono, ci sono, tira! Belzebù, tira! Ce l'avete fatta. Nel senso che non fermatevi a raccogliere niente. No, ma già Mario. A parte che non raccolgo mai niente. Ma se c'erano baccelli vi raccoglierei. Ma nemmeno. Cazzo me. Si sono salvati i gatti, com'è possibile? Se io adesso facessi. Siete in 3 o siete in 2? 2. Ah, no, mi pare che sembrava fosse in 3. No. Parte della sua testa. Gli fai il barbatrucco? Chiamata sarà leggermente indebolita. Barbatrucco. Lo prendo come un sì. Molto bene. Meno male che non l'ha fatto a lui il barbatrucco. Indebolisco il corpo. E poi provo a cavalcarlo, Se continua a spammare attacchi pesanti con l'ascia, vedrai che prima o poi lo cavalchi. Siamo già al nono tentativo. Oh mio Dio, l'ho preso! Oh mio Dio, sarei morto. Troppa? Sì. Dai che ce la fai, Jeep. Se riesco ti indebolisco la testa. Oh, si è stunnato. Ok. Se riesco ti do un colpetto in testa. Quello che si muove troppo sto coglione, paura. Ma io aspetterei così. Ma era per dargli ancora il colpo un po' più secco. Ok, arriva. Madonna, 1200. È paralizzato. Ma no! Ma come? È brutto, sì. Che sfiga. Oh, si è rotto. No, credo. No. Sono morto. No! Oddio, no! Non voglio morire. Allora. Allora, col bestia. Un'altra potente fiamma. Sì? Attacca al Fatalis. Attaccate Fatalis al patata. Bello che come fa a prendere respiro ci si vede proprio tutta l'aria che viene risucchiata verso di lui.
Entrambi CB? Sì. Bene, bene. Porca puttana. L'ha preso? Sì, c'è entrato in pieno. Ma allora... Torna, Maccio. Vedo di fare in fretta. Ho paura. Non avere paura. Abbiamo ancora tre carte. Sì, ma non siamo su Crash Team Racing. Questo è anche vero. È il momento di fare un pisolino. Andiamo, si dice. No! Volevo solo togliermi il mantello bello. Arrivo. Sì, grazie. Oh no! Non ho visto, ma ho sentito un oh no e ho visto la vita di... Non posso attaccarlo, devo curarmi. Tranquilla, tranquilla. Troppo paura. Tranquilla. Tanto un corno gliel'abbiamo rotto e onestamente... Cioè effettivamente... Effettivamente ora che... Ora che in sostanza... L'unica parte che sarebbe giusta da picchiare. Aiuto! Ciao Manu. Ciao Manu. Dio di un cane. In terza fase non ti dà la possibilità. Oddio, sono morto. Perché poi la tanto la testa. Baremix, non è il momento, non possiamo ascoltarti in questo momento per le tattiche varie. No. Cioè ti voglio bene, però capisci a me. Capisco. Oddio. Dio mio. Tu ti butti a pulcia a manetta, riesci... Ma il Baremix non è il momento! Ok, ci abbiamo anche la mazza draghi. Ok, è venuto giù. Ho solo sono qua della mazza draghi. Che cecchini. Merda. Infatti, vado lì. Ah, aspetta. Tuono. Perfetto. Vieni qua. Porca madonna. Eccolo. Ok. Si è rotto cosa? L'altro corno? Non la testa. No. Magari. Occhio. Oh, tranquillo, sono lontano, non mi prendo. Ma porca la puttana, per me è il punto più lontano. Aspetta, cos'è la seconda? Penso di sì. Grazie. No, vabbè, ma si è alzato subito. Perché si è alzato subito? No. Sta cazzo di una ballista del di merda in mezzo ai coglioni. Ancora.
Non posso. Eccolo lì. Non puoi colpirmi qui, eh? Non puoi, eh? Ok. Che palle! Dai, fai un attacco con cui posso sfilare, buona così. Non me ne frega un cazzo della testa. Ok. Oh, cazzo! Perché non ha funzionato di nuovo il bacello? Oddio, no, macho, ti prego. Ma porco Dio! Grazie Yushi! Da manco il tempo! No. Era stato un fight very well, mannaggia. Porca puttana, non mi ha dato il tempo, e di nuovo si è di nuovo alzato da solo. Ma dipende, non tutti gli attacchi ti lasciano a terra. No, sì, no, sì, l'ho visto, Yushi. Mi ha fatto andare per terra rotolando. Ah, ok. E si è alzato da solo. Magari è rimasto in memoria un comando. Non lo so. Vado a vedere un attimo la richiesta d'amicizia di Yushi, perché voglio vedere la foto profilo. Ciao Emanuele Macho Mimie. Ciao Manu. Bella Yushi, molto bella. Molto bella. Complimenti per la scelta, Yushina. Bello. Ok. Allora, diretto. Oh, ma è stupido. Allora, vedo un Balazac, un cuscino e uno Zinogre. Andrò a dare una mano a Tizio perché lo sento bestemmiare. Ah, ok, allora. Madonna, che strada. È Afghanistan, madonna santa. Sembra veramente che stai sulla collottola di un aereo. Che sì, che è un'autostrada con il finestrino aperto. Io non potevi almeno avere un po' più di vita. La coda, mannaggia il Cristo. Ah, sembra che giochi veramente sul balcone. La tua mamma. Che puttana. Che fa usando il PC un giorno mi sposto TV play me la metto nel balcone. No, che poi la cosa ma basta che metti una spugnetta, metti sta spugnetta Magic, metti sta spugnetta, una spugnetta. A parte che ora è le 9:11. Mi sa che faccio sto cuscino di Adora e mi fermerò un po', signori. No, sì. È una lunga ricerca di tre gioielli, vanno su punto debole. Punto debole, minchia, tanti auguri. Ma dai, ma mi ha cagato dentro. No, se prendo danno. Ma guarda te. Dai, bonus critico inutile adesso perché ne ho tre. Ma ti rendi conto che mi ha cagato all'interno del... Vabbè, ciao bello. Sì. Non farlo! L'ha fatto.
Manco l'ho visto. Aia. No. È incazzato, non è schiantabile. Posso muovermi? Posso prendere il controllo del personaggio? Grazie. Beh, dipende, insomma. Madonna, l'ho preso e lo sto cavalcando. Con un'animazione molto particolare, tra l'altro. Molto statica. E anche stitica. Cade. 3. No, ha fatto fake. È caduto da solo, senza farmi l'animazione. Paralizzato. Non ho i baccelli per schiantarlo, però è schiantabile. Se prendo un paio di baccelli lo schianto. Va bene, li prendo. Dov'ha? Bravo! Bravissimo! Sai cosa provo a fare adesso? No, si è incazzato, peccato. Oh! Bene. E si affloscia. No, non mi lasciare. Non mi lasciare qua. Resta qua. Non andare dove c'è la lava. Figlio di puttana. È veramente un maleducato quel teostro. Molto, vabbè. molto bene. Molto male. Oh, ti pigli un attacco, una spada super. Nella comfort zone. Guarda, si piglia. C'è il buon Kay! Ottimo, direi. E direi di andare da lui. No, lo scoppio. Non lo scoppio. Cattivo. Allora. Non lo voglio. Sperando che il mio PC mi faccia fare il raid. Che è successo? Ok. Ok, Storm. Oh, ecco il Storm. Zero. Eccolo qua. Avvia il raid. Scommetti che non me lo fa fare? Lo sapevo. Devo riaggiornare la pagina. Anzi, lo faccio da telefono che faccio prima, va. Tac. K-Storm, lì. Avvia il raid. Faccio molto prima. E inizio ad augurarvi una buona serata, signori, a voi chattosi. E ci vedremo domani, molto probabilmente. Non penso che stasera streamerò. Più tardi, intendo. E ci vedremo direttamente domani. Quindi vi do un bacio, un abbraccio, una calorosa leccata di prepuzio, o così, all'improvviso. E niente. No. Tutto lì. Ciao belli! Ciao! Ciao! Scommetti che non parte? Sì, è partito. A posto. Guarda sto bastardo! Cippe! Gentilissimo per aver evocato un raid a 7 persone, noi purtroppo stiamo staccando, buon Cippe.